miniserie di falsi miti cinematografici, tutti quanti da sfatare e venutisi a creare nelle nostre belle testoline grazie al cinema americano che non mente mai. Cioè no, in realtà sì, mente praticamente sempre, non mente mai nel senso che è sempre la solita storia. Ecco, oggi vediamo 5 falsi miti sui pirati e la pirateria, diventati dei cliché nei film. Alla numero 5 abbiamo quello che i pirati erano tutti quanti criminali dall'ar. Facile. Esatto, corpo di mille balene. Grazie al cinema americano sappiamo che quei pericolosi filibustieri stavano tutto il giorno a fare casino, urlandosi addosso: tutti in coperta, topi di fogna, yar, yo ho ho per tutti i bucanieri e altre puttanate simili, sapete. Oggi internet pure è pieno di manuali su come parlare come un vero lestofante dei sette mari. Hanno istituito pure il giorno del pirata, pensate, grazie ai seminari di LeChuck, colloqui motivazionali e pappa libri sonori, potete diventare anche voi dei temibili pirati. Chiedimi come... Scusate se non cito Monkey Island ogni secondo, non sono contento. Comunque dicevo, no, non c'è neanche una testimonianza scritta di questo loro dialetto dei mari. È molto molto semplice. E alla numero 4, i pirati portavano uncini e gambe di legno. Allora, questa è una mezza verità, però ha qualcosa del falso mito che va spiegato. Poteva capitare che nei porti dove attraccassero, si hanno molte informazioni simili, per esempio per Port Royal, ci fossero botteghe che creassero arti prostetici su misura e che vi avrebbero reso ancora più agguerriti, ma costavano. Non è che la roba fosse gratis all'epoca. Volevi un bellissimo uncino per far vedere quanto eri cazzuto e tra l'altro anche totalmente inservibile in qualunque situazione che richiedesse dinamicità sul ponte? Sborsavi cifre che avresti potuto spendere in abbondante sesso e grog. E allora mi sa che propendiamo per la seconda. Perdere una gamba, inoltre, spesso portava all'abbandono della carriera perché non potevi più fare niente. E una di legno ti costava un occhio della testa, che magari poi avevi già perso tra l'altro, e quindi rimanendotene soltanto uno non avevi neanche di che pagare, perciò... E alla numero 3, ecco, comunque, per quanto riguarda gli occhi della testa, i pirati mettevano bende perché non ne avevano uno? Oppure perché faceva molto arr, e quindi quando abbordavi un altro vascello scoraggiavi le file nemiche che pensavano: mio Dio quanto è arr, quel tipo deve essere davvero un tizio pericoloso. No, non era così. Sapete, ancora oggi è un argomento dibattuto dal punto di vista scientifico, però diciamo che è molto plausibile che la funzione della benda fosse quella, pensate, di abituare un determinato occhio al buio della notte quando si usciva sul ponte da sotto coperta, o per quando si andava al contrario nell'ombra della coperta di giorno, e fargli quindi mettere a fuoco l'ambiente molto più velocemente. Tanto che di fatto molti studiosi sostengono che appunto la benda fosse passata così da occhio destro sinistro, destro sinistro. Sì, poteva anche capitare l'occhio sfregiato, ma non era spesso la motivazione reale. E alla numero 2, teschio e asse incrociate sulla bandiera e via si spirateggia in allegria terrorizzando i poveri mercantili spagnoli. No, perché sennò il mercantile spagnolo ti vedeva da 7 chilometri e diceva: oh guarda, dei pirati gentili a farcelo capire da subito con la bandiera, andiamocene. Teschi e ossa del Jolly Roger venivano utilizzati, vero. Ma bisogna dire due cose. Innanzitutto, era solo uno dei tantissimi tipi di bandiera. C'era quella con la clessidra, per dire: ragazzi, avete poco tempo. Quella col cuore sanguinante, significato morte lenta e dolorosa, senza una resa. O tutta rossa, non diamo quartiere. Tutta nera, per un lutto e quindi un'apertura a negoziati e rese. Ce n'erano tantissime. E non solo, si tendeva a battere una bandiera trafugata da navi civili per farsi passare come un vascello di un qualche altro paese alleato, avvicinandosi all'altra nave, così poi tac, svelavi la vera identità all'ultimo e tutto quanto il resto a bordo. E alla numero 1, i pirati e i loro benedetti tesori nascosti. Sì, magari anche scrivendo una mappa illeggibile che sarebbe poi andata sicuramente persa in mille scorribande, ma un piano geniale, direi. Ora, ci sono un paio di casi conosciuti di tesori nascosti, come con Sir Francis Drake, ma soltanto perché era inseguito dalla marina nemica e lo doveva scaricare per non farselo requisire. Per il resto è totalmente falsa questa credenza. La vita del pirata era dura, sporca, sempre in mare, e con la totale consapevolezza che l'aspettativa di vita andando a farsi scannoneggiare in mezzo all'oceano era lievemente bassa. Per questo gli storici sono d'accordo nel dire che tendevano a spendere tutto e subito nei loro porti sicuri, nelle Antille, a Tortuga, in Giamaica. Sì, si potevano pagare le riparazioni per il vascello, ma più spesso che no erano grandi mangiate, donne e alcol a fiumi, insomma piaceri effimeri per una vita effimera, come è logico che fosse comunque per loro. Soltanto un pirata completamente rincoglionito che credeva di poter arrivare alla pensione l'avrebbe fatto, ossia nessuno. Wow! Allora, vi è piaciuta questa mini lista? È una delle mie miniserie preferite, quindi spero abbiate gradito. Fatemi sapere se ne volete altre. Ci vediamo domani per un altro video.